Questo è il castello di San Luri, Villa Santa. Soggiorno, cucinino, da notare i muri spessi, d'altronde è un castello. Andiamo su. Stanze da letto. C'è anche il gattino. Questo è stile veneziano, questo arredamento. Da dove? Così. Mi affaccio. Sì, no, può proprio scendere da lì, poi arrivo e vediamo chi Ah, passa. ok. Mi spengo qualche luce Sì, qua. vabbè. Ah, così vediamo anche il cortile. Molto bello anche il cortile. Ma il museo della cera era su o giù? Su? L'ho fatto per il video lì. Ah. Mi stavo confondendo. Qui c'è il pozzo. Sì, si parla di prima guerra mondiale e di periodo risorgimentale per quanto riguarda questa prima parte. È una collezione fortemente voluta dal Duca d'Aosta, che ha voluto realizzare qui in Sardegna una collezione così importante proprio per commemorare tutti quei sardi morti durante la prima guerra. È fra le collezioni più importanti a livello nazionale, soprattutto per la presenza di due cimeli, uno è il tricolore della vittoria. Questo è il pezzo originale che venne issato sulla Trieste liberata e ricordiamo che a issarlo fu proprio un giovane bersagliere sardo, un certo Lorenzo Puzzu di Monserrato. L'altro è il bollettino della vittoria in originale firmato dal generale Diaz. Allora, mi sembra più Ok, interessante un saluto per alla me, guida e sto la pensando ringrazio e che chiudiamo. lo lascio tranquillo.